Mister 13, allora un'altra settimana con tre gare in 7 giorni. Come si riparte dopo la sconfitta di Tolentino? Ma diciamo, sembra un paradosso, ma secondo me, forse sarò matto, ma io vedo una squadra in crescita. Abbiamo avuto degli infortuni, domenica con un tiro in porta hanno fatto 4 gol. E possono capitare questi infortuni perché abbiamo dei ragazzi giovani e è logico che ci vuole pazienza. Stiamo dando tutti, i ragazzi hanno molto entusiasmo, io li vedo molto in forma anche di testa all'allenamento, si impegnano e tutto. E noi cerchiamo come al solito, io mi ripeto ogni volta, manca solo il risultato, che non è poco in questo momento, ma noi cerchiamo di dare tutto. Domenica al Ferranti arriva il Vasto Girardi, all'andata fu un 2-2 rimediato al 90esimo, mentre loro provengono da una vittoria 3-1 sul Giulianova. Beh sì, l'andata è stata un po' sofferta, l'abbiamo presa proprio per i capelli l'ultimo minuto. Ci siamo preparati, come ho detto, stiamo incontrando una squadra, l'abbiamo un po' studiato, ho fatto vedere ai ragazzi qualche filmato, loro stanno sul pezzo, come d'altronde siamo tutti, società e staff. Però la risposta è sempre sul campo. Divento pure anche noioso, mi dispiace ma molto per i tifosi che in parte conosco anche personalmente, che non vedono l'ora di ricominciare un attimino a vedere qualche risultato, a qualche sorriso, però noi quello che possiamo assicurare è che stiamo dando tutto io e lo staff e i ragazzi. È un lavoro più sulla tecnica o sulla testa? Su tutto. Fisico, tecnico, tattico, su tutto. Quando è una squadra giovane, è così, non è che me la invento io. Quando hai dei ragazzi di 17-18 anni, il più grande c'ha 21 anni, è logico che devi lavorare su tutti i fronti. Prendendo la prestazione contro il Tolentino, la squadra ha dimostrato una certa compattezza, cercando con caparbietà la via del gol senza riuscirci. Anche questo sul 3-0 e anche 4-0. Beh, diciamo che anche allora noi siamo andati sotto su un infortunio che può capitare a un ragazzo dopo 5 minuti, ok? Dopo 20 minuti, dopo che noi avevamo avuto 3 occasioni nitide davanti alla porta, abbiamo fatto un'ingenuità e noi stavamo sul 2-0 e non lo sapevamo neanche noi. Qui no, giocando anche una buonissima partita. Non ci siamo tirati indietro, anche nel secondo tempo l'abbiamo messo sotto perché loro sono venuti 3 volte su, hanno fatto 2 gol, però l'hanno fatti. Io, l'ho detto all'inizio, sembra un paradosso, ma io vedo una crescita. Vedremo ai posteri l'ardua sentenza. Benissimo, grazie mister, in bocca al lupo per domani. Crebbi il lupo.